Salve a tutti ragazzi. Ieri con Carlo, Kid Nannini siamo andati a fare un giro qui nella zona in Toscana. Carlo, per organizzare il giro, ha usato la motomappa, di cui lui è fondatore e promotore. La motomappa è praticamente un grande database di waypoint con cui si può decidere di pianificare un itinerario a nostro piacimento, scegliendo fra i vari waypoint. Come potete vedere, ci sono vari waypoint, passi, strade da guidare, punti di interesse, strade sterrate, strade da ammirare e così via. Si può decidere di visualizzarli oppure no, questi punti. Comunque, noi li teniamo tutti attivi e procediamo. Proviamo a fare un itinerario che poi è lo stesso che abbiamo fatto ieri e che vedrete nel video di seguito. Dalla mia posizione aggiungo questo waypoint, i 7 punti. Indicazioni, clicchiamo e vediamo che Google ci dà le indicazioni. Possiamo decidere poi di aggiungere un altro waypoint. Questi viola sono i waypoint da ammirare, sono le strade da ammirare. Sono quelle strade in cui praticamente si va piano e si ammira il panorama. Come vedete, Google riorganizza un po' i waypoint di passaggio, perciò saremo noi a dover sistemarli in modo da fare il tragitto che noi vogliamo. Dopo la trappola aggiungiamo questo che è la panoramica del Prato Magno. Riorganizziamo. Tutte le volte dobbiamo fare questo lavoro perché Google ci intreccia tutto. Aggiungiamo ancora il gel Talla. Riorganizziamo. Clicchiamo su fine. Ad un certo punto potremmo decidere di non aver nessun punto di interesse su cui passare, ma il voler decidere di fare una determinata strada perché magari vorremmo andare qui a Poppi. Perciò cosa facciamo? Torniamo indietro, apriamo, clicchiamo qui, scegli sulla mappa. Con il cursore scegliamo dove vogliamo mettere questo punto di passaggio. Io vorrei metterlo qui, in questa strada, che magari posso essere andata a verificare prima con Street View o comunque magari conosco. Ci clicco sopra. Il waypoint viene aggiunto. Clicchiamo su fine. Possiamo continuare ad aggiungere waypoint. Questo è un punto di interesse. Le icone verdi sono i punti di interesse. Aggiungiamo la tappa. Riorganizziamo naturalmente perché Google continua a fare casino. A questo punto passiamo da Via del Paradisino, aggiungiamo la tappa e così via. Purtroppo Google ha un limite di 8 waypoint che si possono aggiungere, però insomma potremmo pensare di dividere in vari pezzetti itinerari che possiamo fare. A questo punto si clicca su Avvia e come vedete viene avviato praticamente l'itinerario. Eh beh, se buon giorno si vede dal mattino. Questo è un waypoint motomappa, la trappola. Stiamo salendo verso il Prato Magno, un giro che trovate nella sezione file del gruppo motomappa, quelli della motomappa. In quel punto lì ho fatto una foto prima conquistato un waypoint motomappa. Il posto è veramente bello, non a caso c'è il waypoint motomappa sulle strade da ammirare e noi la ammiriamo. Guardate che bellezza. E noi stiamo salendo alla trappola che è la porta di accesso per il Prato Magno.
strada panoramica del Prato Magno, l'abbiamo abboccata dalla località Trappola. Adesso siamo a fine gennaio, ma è molto spesso in questo periodo è facilissimo trovarla chiusa per neve. Proprio fanno il monte della neve e te non passi, ok. È freschino, però si sta discretamente. Siamo a parte in ombra, quindi insomma comunque è abbastanza fresco, però ecco, era tutta una scusa per farvi vedere questa strada molto bella. C'è il, ovviamente, waypoint motomappa fra le strade da guidare. È una di quelle strade, di quei posti non diciamo conosciutissimi, non frequentatissimi dal motociclista, perché è un po' un anello fino a se stesso, però è molto bello, ecco. Invece su motomappa, motoabbigliamento, diciamo che è giustamente valorizzato, perché la zona è molto bella e è il massiccio intorno al quale l'Arno fa una grandissima curva per passare da Casentino a Valdarno, per l'appunto, e ci gira intorno perché appunto è un massiccio di arenaria molto solido, di macigno si chiama tecnicamente, e come si può intuire un po' dal disordine ai lati della strada, non è difficile che qui vengano frane e che venga chiuso, però è molto bella.